Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova recensione dell'app Aurasma. Allora, Aurasma è un'applicazione per tablet e smartphone che permette tramite la fotocamera di accedere a una serie di video e modelli in 3D per la realtà aumentata. Per la realtà aumentata si intende, diciamo, una serie di informazioni applicate sopra alla realtà che possiamo vedere con i nostri occhi. Come ad esempio potrebbe essere un video promozionale. Per creare appunto queste aure, ovvero realtà aumentate, bisogna accedere. Quindi metteremo le nostre credenziali. Ovviamente bisogna iscriversi a questo sito, all'applicazione. E ci verranno fuori, diciamo, le applicazioni degli altri utenti. Per creare le proprie aure, si va nella sezione My Auras, Create New Aura. Qui, diciamo, carichiamo la nostra nuova immagine, dandole ovviamente un nome, per esempio, Nuova Aura. Qua possiamo mettere la mappa dove questa aura verrà visualizzata e si visualizzerà solo nella località prescelta, ad esempio mettiamo Trieste, quindi si verrà solo a Trieste. Carichiamo il file, possiamo caricarlo sia dal computer che da Dropbox, in questo caso sceglieremo dai nostri file del computer. E per esempio andremo a creare l'aura spiegazione per come si utilizza Snapchat. Inseriamo quindi prima la nostra immagine, possiamo diciamo modificarla in vari modi. Se siamo soddisfatti mettiamo Next. Qui si possono mettere anche, come possiamo vedere, no? Altre modifiche. Nella parte diciamo qua a destra caricheremo mentre il video che poi si visualizzerà nel telefono cellulare. Qua possiamo anche modificare il titolo, possiamo mettere il titolo che vogliamo e mettere anche una breve descrizione. Salviamo. Adesso praticamente aspettiamo il caricamento, diciamo, del video e dovremo attendere qualche minuto. Poi ovviamente finito di caricare questo video, faremo salva e avremo la nostra nuova aura. Ovviamente dovremo farla renderla pubblica perché così sarà visualizzabile agli altri utenti, altrimenti se la rendiamo privata sarà visualizzabile solo, diciamo, a noi, ovviamente. Ovviamente poi possiamo anche diciamo seguire e altri account, altre persone che hanno fatto, diciamo, le loro aure, ovviamente cliccando sul profilo e sul tasto Segui. Ecco, questo è il video interattivo. Possiamo scegliere la dimensione, come metterlo. Facendo Next, finiamo la nostra aura e gli diamo il nome finale. Qua possiamo mettere degli hashtag per far sì che la nostra app sia più la nostra aura, scusate, sia riconoscibile o più facilmente trovabile. Cliccando Save salviamo la nostra aura e se andiamo su le nostre aure troveremo appunto la nostra aura creata. Questa. Ovviamente dobbiamo inquadrarla col nostro dispositivo cellulare per far sì che il video che abbiamo caricato si avvii. Bene, grazie a tutti per l'ascolto di questa presentazione di Aurasma. Il video è finito e arrivederci.